Non so, tremava il braccio a fermare la prima macchina che passava, fortunatamente perché è una strada poco battuta e quell'orario lì non sarebbe passato nessuno. Se non fossi riuscito ad alzarmi non ci avrebbero trovati, se non dopo non so quanto tempo. Mi sono fatto dare il mio telefono e la prima cosa che ho fatto è avvisato il mio comandante, ho avvisato il capitano dei carabinieri con il quale avevo interloquito poco prima. Ho parlato con mia moglie per dire cosa mi era successo e ho fatto chiamare il 118 per mobilitare immediatamente una rimedica perché c'erano due persone colpite da armi da fuoco. Dopodiché è stata questione di pochi minuti, è arrivata mia moglie, è arrivata la rimedica e a quel punto lì sono riuscito a trovare il sospiro di sollievo che ho pensato che forse riuscivo a portare a casa la pelle. Fortunatamente ho avuto ragione. Io direi che la